Presentato questa mattina a Rimini Codici, il secondo sportello della regione dopo quello di Ferrara, dove rivolgersi in caso di stalking. L'Emilia-Romagna è tra le prime 9 regioni d'Italia per numeri di casi denunciati, 218 nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 ottobre 2009. Nel riminese 16 abusi negli ultimi 8 mesi. La sede di Codici è in via Tripoli 112, il telefono lo 0541 78 42 53 oppure 0541 71 83 13. Il numero di pronto intervento è il 340 0584 725. Oggi comunichiamo ufficialmente alla stampa la nascita dello sportello anti-stalking per la provincia di Rimini. Sono molto fiero dell'iniziativa e il nostro obiettivo è quello di creare un collegamento tra i cittadini che dovessero ritenersi vittima di condotte persecutorie e essenzialmente l'autorità di pubblica sicurezza, nonché attraverso un'attività di informazione, attraverso un'attività di collegamento, cercare di dare il nostro piccolo o grande, si vedrà, contributo per limitare e contenere un fenomeno che può diventare una anticamera di pericolose condotte delittuose. Rimini è una realtà molto particolare, come tutti sappiamo, una realtà, se guardiamo l'anagrafe, di media, ma comunque è anche una cartina di tornasole importante di della società italiana e direi anche internazionale. A Rimini i dati indicano che il fenomeno esiste, è significativo e quindi abbiamo accolto volentieri il suggerimento della Direzione Nazionale di Codici di aprire uno sportello anche qui. Poi i dati dimostreranno se abbiamo fatto un bel lavoro o meno. Se guardiamo alla norma sanzionatrice, la norma di diritto penale introdotta l'anno scorso dal legislatore, che in realtà non usa il termine inglese stalking, parla di condotte persecutorie, si parla in generale di atti reiterati, di persecutori, di minacce, non si fa riferimento necessariamente all'ambito sentimentale, che però le statistiche indicano come l'ambito di elezione di condotte di questo tipo. Non è detto che si tratti solo di questo. Attività persecutorie che possono determinare un peggioramento significativo dello stile di vita di una persona possono aversi in tutti gli ambiti, anche nell'ambito, si è fatto un esempio, del recupero del credito, anche nell'ambito dei rapporti commerciali, anche nell'ambito informatico, su internet. Le condotte sono le più variegate. In effetti il delitto di condotte persecutorie ha dei contorni piuttosto nebulosi, questa potrebbe essere una sua pecca, ma è assolutamente necessario che sia così, cioè non sono identificate tassativamente a priori le condotte o gli ambiti nei quali può concretizzarsi il reato.